signora, la signora Luciana, la mamma di Morgan. Buon pomeriggio, signora. Sì, grazie. Grazie. Le lascio la parola, non sapevamo di questa telefonata, mancano 60 secondi alla chiusura. Prego, signora. Pronto? Sì, signora, prego, come mai ha chiamato? Pronto? Prego, ci dica, signora. Sì, senta, io appunto, io la seguo abbastanza, volevo ringraziarla per il suo comportamento anche in questa trasmissione, però io da mamma volevo presentare una difesa da fare per mio figlio, perché lui ha dedicato la vita alla musica, veramente, e si è fatto degli errori, li ha fatti anche perché è stato messo in condizioni di farli. Io non so bene tutto quanto perché non sono riuscita a parlare con mio figlio, perché tutte le volte io faccio la mamma con lui, lo sgrido e gli dico quello che secondo me non va bene, quello che esagera nel fare, però sappiate questo, che lui è un buono e che ama talmente la musica che straborda per quello, perché ama la musica. Lui ama Beethoven, ama Mozart, ama tutti i musicisti classici perché ha fatto musica classica, ha studiato quello, fino all'ottavo di pianoforte dove era preparato e non ha neanche dato l'esame, perché è sempre stato un po' birichino, diciamo così. Allora, in questa cosa io ho trovato che c'era solamente la difesa sua, che lei dirige questo programma bellissimo, che è seguito tanto, e da parte di quel signore che ha sulla giacca maculata, che non so che cos'è, il criticonte, non lo so. Sì. Ecco, e mi è spiaciuto che il direttore d'orchestra non abbia speso una parola se non dicendo... lui, io ero un fan dei Blu Vertigo, e coi Blu Vertigo è chiaramente stato molto seguito, e quindi quando leggo, poi io non vado mai in internet e leggo quelle brutte schifezze che scrivono su quella gente che lavora. Signora Luciana, io sono mortificata, glielo dico non da conduttrice ma da mamma, perché le vorrei dare tutto il tempo a disposizione, ma sì, io sì, la invito quando vuole a venire qui in studio, ne parliamo, perché veramente devo lasciare la linea a Paradiso delle Signore, c'è tutto poi il palinsesto di Re1 che ne risente, non possiamo, quindi se le vuole anche domani le facciamo un treno e lei qui con noi. Sì, certo. Va bene? Io la ringrazio molto. Grazie a lei, signora Luciana. Grazie davvero. Grazie a tutti. Abbiamo veramente un saluto per tutti. Grazie di essere venuti.